Una buona serata, seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo andando a Montesilvano, dove questa mattina c'è stata una manifestazione dei cittadini di nazionalità africana che 2 mesi fa erano stati sgomberati da Via Ariosto. Hanno marciato fino a Palazzo di Città per chiedere una casa e condizioni di vita migliori. Il servizio è di Paolo Renzetti. Oggi siamo a Montesilvano per fare una manifestazione che abbiamo chiamato la Marcia della Solidarietà, perché in questo momento ci sono ancora, dopo i 20 case sgomberate di via Ariosto, nessun appartamento è stato trovato per un solo inquilino di via Ariosto. In questo momento che sto parlando, neanche un appartamento. C'erano pure 20 ragazze che sono uscite dalle casse, che avevano fatto la richiesta per l'asilo, che in questo momento dormono in spiaggia a Montesilvano. Noi qua stiamo parlando di un provvedimento che è stato preso contro i proprietari di casa. Quindi quelli che sono stati sgomberati sono loro i vittime. Quindi in questo momento penso che noi siamo anche per la legalità, ma sono i vittime che sono stati sgomberati. I colpevoli sono i proprietari di casa. Voi vi rivolgete al sindaco di Montesilvano, chiedete comunque per quelli che sono rimasti senza un'abitazione di poter avere un tetto dove dormire la notte. Esattamente, noi chiediamo all'amministrazione comunale di trovare degli appartamenti e di aiutarci a trovare degli appartamenti per quelli che sono stati sgomberati, che sono anche disposti a pagare l'affitto. Quindi noi non stiamo chiedendo una casa popolare. Ma gli sgomberi sono stati effettuati per ragioni evidentissime a tutela della pubblica incolumità, compresa la loro incolumità. Il fatto che questi soggetti, a distanza ormai di 8 mesi da quando è stata emessa l'ordinanza, continuino a manifestare, sta a rappresentare la volontà di questi soggetti di farsi assistere e non di farsi aiutare. L'amministrazione le ha allungato una mano, ma per tutta risposta è stata presa a schiaffi. In che senso? Nel senso che gli abbiamo dato un tetto dove accudirli e dove stare. Purtroppo da questa struttura alberghiera a Pescara sono stati cacciati perché consumavano stupefacente, spacciavano stupefacente e hanno danneggiato la struttura. Chi in realtà ha voglia semplicemente di farsi assistere perché vuole continuare a gozzovigliare sul territorio del comune andando a danneggiare le attività economiche presenti sul territorio del comune non avrà nessun aiuto dall'amministrazione. Quelli che veramente vogliono integrarsi e vogliono realizzarsi su questo territorio avranno e continueranno ad avere la porta aperta. Andiamo all'Aquila adesso, torniamo a parlare delle mazzette e delle risate alle spalle dei terremotati, perché mentre dalle pagine dell'ordinanza emergono altri particolari inquietanti di un sistema consolidato per le gare degli appalti pubblici, la polizia giudiziaria fa altre perquisizioni e trova anche soldi in contanti per la polizia, sempre sarebbero tangenti. Il servizio di Daniela Rosone. Polizia giudiziaria ieri di nuovo negli uffici del MIBACT per una nuova perquisizione e per capire ancora meglio quello che può essere definito un vero e proprio sistema. Nei cassetti dei comodini degli indagati sono stati trovati dei soldi in contanti. Per gli inquirenti si tratta di tangenti belle e buone, per loro semplici soldi per le spese familiari. Al MIBACT funzionava così, secondo gli investigatori, incarichi affidati a personam, senza imparzialità e trasparenza alcuna. In realtà già c'era un'inchiesta ministeriale fatta scattare da Roma dopo un esposto anonimo. A Berardino di Vincenzo venivano contestati già il suo agire e gli affidamenti clientelari e lui stesso in una telefonata ammette che spesso venivano inseriti figli, parenti e amici segnalati, cioè chi stava già sul territorio, secondo lui. Sotto la lente di ingrandimento anche il comportamento di Lionello Piccinini, funzionario MIBACT dell'ufficio gare d'appalti. Si parla dei lavori della Torre Medicea di Santo Stefano di Sessanio in un caso che si aggiudica Giampiero Fracassa. In macchina poi la conta e la consegna dei soldi, tutto documentato nelle carte della procura. Per Gargarella, Di Vincenzo aveva messo in piedi un'impresa a carattere familiare al MIBACT che ha permesso a parenti e amici di avere incarichi, insomma un filo intrecciato di favori e illegalità. Nonostante poi Di Vincenzo fosse andato in pensione, controllava comunque le gare secondo l'ordinanza perché ottiene un incarico di consulenza gratuita. È lui stesso in una telefonata alla moglie che lo ammette.
Insomma, un sistema che nulla a che fare con la meritocrazia, tipicamente italiano forse, che getta ancora ombre sulla ricostruzione, ma probabilmente non è finita e così ne arriveranno altre e altre ancora, e telefonate nelle quali gli imprenditori continueranno a ridere del terremoto e a sbeffeggiare, come è accaduto in un caso, le altre imprese magari oneste che non ottenevano i lavori. Caro amico, non ti puntini puntini, l'importante è partecipare, così Leonello Piccinini addirittura sfotte a telefono un esponente di un'impresa arrivata seconda in classifica che aveva chiesto lumi sulla ricostruzione della Torre di Santo Stefano, deluso dall'aver perso la gara. E in una nota, rimaniamo sempre su questo argomento, il legale difensore di Giustino Vito, l'imprenditore arrestato nell'ambito dell'inchiesta aquilana sulla ricostruzione, afferma che, come palesemente si evince dall'ordinanza applicativa della predetta misura, mai in nessuna parte il signor Giustino Vito Giuseppe abbia riso della tragedia del terremoto di Amatrice e dei morti di tale tragica calamità, né mai gioito di tale tragedia nella speranza di ottenere nuovi appalti. L'avvocato Carlo Teot chiarisce che in effetti il Giustino, come risulta dalla semplice lettura degli atti e di una trascrizione di una intercettazione comunque da verificare, ride, ovvero riderebbe su una battuta che nulla c'entra con i morti e la tragedia di Amatrice e su altre questioni che nulla hanno a che fare con il terremoto appunto nel centro Italia. Cambiamo argomento adesso, una persona finita agli arresti domiciliari e due obblighi di dimora. Questo è il bilancio di una operazione dei carabinieri del NAS di Pescara contro il traffico di sostanze dopanti di genere proibito. Una persona agli arresti domiciliari e due all'obbligo di dimora, questo è il bilancio di un'operazione dei carabinieri del NAS Abruzzo di Pescara che ha portato a contestare agli indagati reati di falso di prescrizioni mediche per l'acquisto di sostanze dopanti utilizzando timbri e ricette che erano stati sottratti ad un medico di Montesilvano. La raccomandazione che facciamo, e non possiamo mai smettere di farlo, è quello appunto di tutelare innanzitutto la salute dei ragazzi, perché i ragazzi nell'assumere queste sostanze rischiano davvero, rischiano delle malattie gravi come anche forme tumorali e rischiano appunto di incappare in effetti collaterali che possono essere a breve termine ma anche a lungo termine. Oltre a questo ci sentiamo insomma di consigliare anche ai genitori di questi ragazzi di essere attenti ai loro figli, a cercare di capire le frequentazioni che hanno, di cercare di capire le esplosioni del corpo, del fisico, se siano legate realmente a un sacrificio, perché per arrivare a una forma fisica smagliante bisogna impegnarsi e bisogna fare attività sportiva per anni, non per mesi. E quindi anche per noi è anche importante le segnalazioni che ci arrivano appunto dal mondo dello sport, ma anche dai genitori, dalle famiglie. Ci sentiamo di consigliare appunto di essere nostri complici nel denunciare e nel poi per poi farci arrivare insomma ad attività che poi sono attività investigative e quindi al togliere dal mercato grossi quantitativi di sostanze dopanti anabolizzanti. Parliamo del fiume Pescara adesso, perché gli interventi di mitigazione del rischio idraulico proprio sul fiume finanziati dalla regione sono stati presentati dal governatore Luciano D'Alfonso. Vediamo. Negli anni 60 era la normalità ripulire il letto del fiume dai corpi estranei per evitare il rischio idraulico e anche il rischio, diciamo, esondazione. Noi con questi 347.000 euro ricominciamo una tradizione di correttezza rispetto al naturale corso delle acque fluviali. Saranno 7 chilometri di lavori per togliere tutti i corpi estranei per adesso sul fiume Pescara, ma poi prenderemo di mira anche la liberazione degli altri corsi fluviali. Riguarderanno i fiumi della provincia di Teramo, della provincia di Chieti, della provincia dell'Aquila e naturalmente anche il Saline. Sono molto contento del fatto che la progettazione sia stata interna e i lavori cominceranno a settembre.
Presidente, lei in conferenza stampa ha parlato anche degli interventi della Regione per quanto riguarda la depurazione delle acque. Noi abbiamo in campo, come sa bene Mario Mazzocca, circa 300 milioni di euro sul fronte del ciclo idrico, sia per quanto riguarda la depurazione, sia per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico. Noi, che siamo la terza regione italiana per abbondanza di acqua, abbiamo corso il rischio di non avere acqua in due province su quattro, soprattutto davanti alla sfida turistica. Attraverso gli interventi che abbiamo messo in campo nel Teramano e nel Chietino, noi riusciamo ad avere adesso programmatamente l'autosufficienza idrica, come era giusto che fosse, ma abbiamo messo mano anche alla capacità di funzionamento dei depuratori. Soltanto per il grande problema di Pescara, in questo momento abbiamo in esercizio contrattuale 12 milioni e mezzo di euro per il depuratore esistente e 20 milioni per quello che noi abbiamo chiamato il parco depurativo, che faremo al servizio dell'area metropolitana. Naturalmente questo si replica in tutte le situazioni complesse che ha l'Abruzzo. Ha una situazione complessa nella Marsica e ci sono 50 milioni di euro in definizione progettuale che presto verranno messi a base di gara. C'è un problema all'Aquila città e abbiamo già trovato le risorse. Si tratta adesso di accompagnare alla provvista delle risorse finanziarie la capacità delle stazioni appaltanti di mettere in esecuzione contrattuale. A Pescara stiamo monitorando, ma monitoriamo anche a Teramo per quanto riguarda il consorzio acquedottistico, ad Avezzano per quanto riguarda ARAP e all'Aquila per quanto riguarda Gran Sasso Acque. Firmato l'accordo tra la Regione e la Comieco per la raccolta di carta e cartone, nasce dunque una rete virtuosa con i comuni virtuosi. Vediamo. Oggi abbiamo evidenziato le performance che abbiamo raggiunto in Regione Abruzzo grazie soprattutto a una buona parte di comuni virtuosi sul tema della differenziazione degli imballaggi da carta e cartone. Superiamo la media nazionale, raddoppiamo quella del centro-sud della quale parte d'Italia siamo la prima regione ovviamente, e i dati del primo trimestre del 2017, ancorché non ufficiali, ci parlano di un ulteriore trend in aumento, e quindi previsioni che noi ci eravamo dati con il piano di gestione dei rifiuti si stanno non solo confermando, ma addirittura stiamo andando un po' più avanti rispetto a quanto noi avevamo previsto, e questo chiaramente ci induce a proseguire sulla strada intrapresa, che fa dell'economia circolare, quindi del tema dei rifiuti zero, l'unica opzione a cui la programmazione regionale si è improntata sul tema dei rifiuti. Ci spostiamo a Teramo adesso, perché la città ha ottime possibilità di aggiudicarsi il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2020. Lo afferma il professor Mario Nuzzo, presidente del comitato promotore che sta lavorando a questo progetto insieme alla Fondazione Tercas. Il bando scade il 15 settembre e per allora dovrà essere pronto un dossier di idee condiviso che si pone come obiettivo la rinascita della città. Il servizio di Tania Bonnici Castelli. Teramo Capitale Italiana della Cultura 2020. Un risultato possibile, ipotizzabile e irraggiungibile, lo afferma il professor Mario Nuzzo, presidente del comitato sostenitore che sta lavorando alla candidatura di Teramo in sinergia con la Fondazione Tercas. Nonostante lo scetticismo di alcuni che giudicano questo progetto troppo ambizioso per un capoluogo un po' malandato a causa del terremoto e della atavica mancanza di manutenzione, per i promotori l'importante è avere un'idea forte nella quale tutti i teramani possano riconoscersi per riprogettare un territorio del futuro. Enrica Salvatore, presidente della Fondazione Tercas, ha sottolineato quanto questa candidatura sia importante e strategica nel riuscire a riaggregare intorno a Teramo una volontà di programmazione culturale al di là di possibili bocciature. Il bando per la presentazione delle candidature a città capitali italiane della cultura scadrà il 15 settembre e per quel tempo bisognerà approntare un dossier su Teramo del 2020. Per questo è importante ascoltare e mettere insieme le idee provenienti dalle eccellenze locali, a partire dall'università, dall'istituto zooprofilattico, dall'osservatorio astronomico, dall'assessorato alla cultura del comune e della provincia, dalle associazioni culturali e, perché no, dagli operatori dell'informazione. Il comitato promotore sta effettuando proprio in questi giorni una serie di appuntamenti a Palazzo Melatino con le varie realtà cittadine, visto i tempi assai ristretti.
Teramo ce la farà a rinascere ancora una volta, dice Nuzzo. È sempre riuscita a recuperare la sua identità dopo tante distruzioni. Non sarà facile, ma con l'aiuto e il sostegno della sua gente, questa città ritroverà se stessa. E a Civitella Casanova torna a disposizione della cittadinanza il palazzo del municipio, ristrutturato e adeguato sismicamente, e pone grande attenzione anche all'accessibilità dei disabili. Il servizio di Vestina News. Paolo Esposito, dopo 7 anni a Civitella Casanova si rientra dentro il Palazzo Comunale. Sì, noi quando abbiamo accettato questa sfida 3 anni fa abbiamo detto ai sindaci: i soldi ci sono, le competenze anche, adesso tocca a voi. E qui il sindaco è stato bravo non solo nell'aver fatto celermente ristrutturato questo edificio pubblico, ma averlo ristrutturato utilizzando al meglio i fondi e anche con un occhio all'accessibilità, quindi avendo ottenuto il meglio. Tra l'altro proprio oggi abbiamo annunciato che a livello di ricostruzione privata in questo comune siamo a un buon 65%, quindi è uno di avanzamento, quindi è uno dei comuni più avanti anche in ambito di ricostruzione privata. Un esempio, un modello, e fa sicuramente da soddisfazione rispetto al duro lavoro che anche in questi giorni stiamo vedendo, non manca mai in ambito ricostruzione. È un giorno importante dove la cittadinanza di Civitella Casanova ritorna, come ho già detto, in possesso della sua casa municipale, la casa di tutti. Un intervento importante sia dal punto di vista economico, circa 800.000 euro, ma soprattutto dal punto di vista tecnico. Sono state rinforzate, come ho già detto prima, tutte le strutture, iniziando dalle fondazioni, dalle mura e anche dai solai, con una tecnologia innovativa che è la tecnologia CAM, ma non solo, interventi volti al miglioramento sismico. Io volevo sottolineare il valore aggiunto di questo edificio, che appunto è l'accessibilità a tutti i livelli, un'accessibilità sia per le persone con ridotte o impedite capacità motorie, quindi persone su carrozzina, ma soprattutto per gli ipovedenti e i non vedenti. Credo di rappresentare un comune sensibile e all'avanguardia per questa tematica, per questo problema. Gli aquilani, nonostante la crisi, non rinunciano alle vacanze. Per l'unico periodo dell'anno di meritato riposo non badano a spese. La Puglia è la meta più richiesta. Vediamo. Gli aquilani non rinunciano alle vacanze e su questo non badano a spese, magari diminuiscono il periodo. Parola delle agenzie di viaggio, che non sentono la crisi in un periodo costellato invece da rinunce per molte famiglie. Tra le mete più gettonate c'è la Puglia. Prevalentemente mare, prevalentemente Puglia. Anche qualche scelta per la Campania, chi ha potuto osare ha scelto mete insomma all'estero, quindi zone tipo Zanzibar, le Canarie prevalentemente, poi vanno di moda tutto l'anno. E queste sono le mete che hanno scelto prevalentemente in questo periodo. La Puglia solitamente è quella più gettonata, Puglia e Sardegna sono le più gettonate. In genere ci si ferma in vacanza per una settimana soltanto, ma molti clienti optano anche per 2. Tra i clienti anche molti giovani, che decidono sempre più spesso di affidarsi alle agenzie di viaggio e rinunciare alle vacanze improvvisate su internet, nelle quali spesso si spendono soldi senza nessun tipo di garanzia. Del resto, prenotare con un'agenzia non costa molto di più e gli operatori riescono invece a risolvere qualsiasi problematica possa venire a crearsi. Quanto chiedono di poter spendere per fare una vacanza e quanto tempo soprattutto decidono di trattenersi in un momento in cui si parla tanto di crisi? Ma per le vacanze solitamente la crisi non esiste, mi sembra, insomma, per quello che è il nostro lavoro fortunatamente la crisi non esiste. Magari hanno ridotto un pochino rispetto agli anni precedenti il periodo delle vacanze, quindi, però almeno una settimana sono disposti ad andare e non badano neanche più di tanto a quello che si spende. Il sindaco di Fossacesia chiede fondi nel master plan per rimettere in sicurezza il viale che conduce alla monumentale abbazia di San Giovanni in Venere. 1,2 km, uno dei viali più suggestivi d'Abruzzo, l'abbazia benedettina di San Giovanni in Venere, il gran finale, monumento nazionale, fiore all'occhiello della Costa dei Trabocchi, con migliaia di turisti che ogni anno raggiungono appunto la Valle di Venere. Eppure le immagini parlano purtroppo chiarissimo: l'incedere del tempo, le radici dei pini d'Aleppo che segnano tutto il percorso hanno divelto completamente il viale, nel quale non è possibile passeggiare, e pensate,
morte una mamma con un bambino su un carrozzino. Uno scempio per la zona, un pugno in un occhio per posti tanto belli. La strada che conduce all'abbazia è della provincia, i marciapiedi invece sono del comune, ma occorrerebbero 3 milioni di euro per metterci mano in maniera completa, un'enormità per le casse comunali. E nel master plan del governatore D'Alfonso, l'abbazia di San Giovanni in Venere non è contemplata. Il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppe Antonio. È un problema davvero serio per il quale mi sto battendo da anni, anzi l'ho fatto come sindaco, presidente della provincia, torno a fare sindaco e ci troviamo nella stessa condizione. È chiaro che ci troviamo lungo una strada provinciale dove i marciapiedi sono stati realizzati oltre 40 anni fa dal comune, però il comune non ha risorse del proprio bilancio da destinare a quest'opera importante. Allora ho chiesto al presidente D'Alfonso un impegno, anzi c'è stata anche una riunione con l'amministrazione comunale qui nell'abbazia di San Giovanni in Venere e gli ho chiesto un impegno serio, concreto per trovare le risorse finanziarie che servano per risolvere questo problema. Gli ho detto, a scanso anche di gelosie che spesso ci sono nella nostra regione, che questo è un viale che porta ad uno dei monumenti più importanti e suggestivi dell'Abruzzo del centro-sud. È una meta turistica davvero che richiama una moltitudine di gente che proviene anche da fuori Italia. Allora, noi non possiamo farci carico di questa opera, lo farei immediatamente se avessi le risorse di bilancio e se avessi la possibilità di contrarre un mutuo, però c'è questo impegno da parte della Regione. Io chiedo che l'ente ci dia una mano, anche perché ci sono state diversi problemi per cadute lungo il marciapiede che ovviamente anche queste situazioni poi succhiano soldi dal bilancio dell'ente. E adesso apriamo la pagina di sport, iniziamo come di consueto con il Pescara, periodo di cessioni in casa biancazzurra, infatti è stato ceduto in prestito con il diritto di riscatto Mitrizza per il Delfino, la campagna delle uscite non è ancora terminata. Intanto il presidente biancazzurro Daniele Sebastiani ammette l'interesse per la punta Roberto Insigne. Dopo aver rescisso con Alberto Aquilani, il Pescara continua l'opera di sfoltimento della rosa cedendo Alexandru Mitrizza ai rumeni del Craiova. Un ritorno a casa per il 22enne arrivato nel 2015 dal Vitorul in riva all'Adriatico. Due stagioni, 37 presenze e 2 reti per lui che torna in patria in prestito con diritto di riscatto. Ma le operazioni in uscita non finiscono qui per il Delfino, con la Salernitana e il Cesena che premono forte per avere tra i pali Vincenzo Fiorillo. D'altronde Zeman, dopo averne bloccato la partenza verso Avellino, sembra aver fatto la sua scelta tra i pali con Mirko Pigliacelli, che pare destinato ad essere il numero uno del Pescara nella prossima stagione. È evidente che se davvero dovesse partire Fiorillo, che mal sopporterebbe un ruolo ancora da comprimario anche in B, per i biancazzurri si aprirebbe la corsa alla ricerca del dodicesimo alle spalle proprio di Pigliacelli. Il favorito in questo momento sembra essere l'estremo difensore del Cosenza Pietro Perina, 25 anni, e che sarebbe ben contento di salire di categoria, seppur con un ruolo di rincalzo. In difesa invece sfuma la pista che portava ad un ritorno di Simone Romagnoli, che è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Empoli di Vincenzo Vivarini. È chiaro che ancora ci sono elementi che non faranno parte del nuovo progetto: i difensori Coda, Stendardo e Rossi, i centrocampisti Selasi, Brugman e Milicevic, gli attaccanti Forte e Polidori. Il discorso per me Mushai invece è un po' differente, nel senso che il Sion ha manifestato interesse per il capitano albanese, ma non ha ancora sferrato l'affondo decisivo. Tra Mezzani, ex secondo di De Biasi proprio sulla panchina della nazionale albanese e attualmente allenatore degli svizzeri, lo vorrebbe con sé ed è probabile che i prossimi giorni potrebbero restituire una situazione molto diversa. Per Bruno invece c'è la Ternana, col giocatore che preferirebbe restare nella categoria dopo aver rifiutato la Lega Pro col Teramo. Intanto, intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, il presidente del Pescara Daniele Sebastiani ha ammesso l'interesse della società biancazzurra per Roberto Insigne, fratello di quel Lorenzo, oggi al Napoli, che proprio Zeman lanciò nel grande calcio con la straordinaria annata 2011-2012. Insigne, ha detto Sebastiani, ci piace, ma dobbiamo prima far uscire qualcuno per comprare qualcun altro. Se ci sarà la possibilità lo porteremo a Pescara e con Zeman potrà fare bene. Magari, dopo le uscite, potrebbe esserci l'accelerata per una trattativa ancora in fase molto embrionale. E in Lega Pro in casa Teramo una difesa molto giovane, quella che schiererà Asta il prossimo anno, ma a guidarla insieme al capitano Ivan Speranza. Per il sesto anno ci sarà anche Nabil Caidi.
Il sesto anno a Teramo, se vogliamo questo potrebbe essere però un vero e proprio anno zero, anche per il tipo di organico che sta venendo fuori di questa squadra e soprattutto dopo l'annata che vi siete messi alle spalle. Sì, certo, mi auguro che sia un anno zero perché c'è bisogno, perché è stata quella passata una stagione difficile e quindi speriamo che da quest'anno, da adesso fino alla fine della stagione si possa fare bene. Ecco. Cambieranno gli obiettivi? Fino negli ultimi anni il Teramo ha lottato sempre per il vertice, quest'anno dovrà cambiare un po' pelle, pensare di dover lottare fino all'ultima giornata per salvarsi. Sì, penso che in questa categoria è difficile fare programmi prima in questo periodo, però io penso che in Lega Pro non ci sono squadre imbattibili e quindi sicuramente qualunque sia l'organico, il Teramo se la deve andare a giocare con tutti e poi tireremo le somme giornata dopo giornata. Ecco. Tu sei uno dei senatori, hai visto il reparto difensivo è stato molto rivoluzionato e soprattutto l'età anagrafica si è molto abbassata. A te e a Ivan Speranza il compito di instradare questi ragazzi durante la stagione. Sì, sì, sono ragazzi che però hanno già esperienza, ecco, perché sono ragazzi che hanno già giocato in Lega Pro oppure in Serie D e quindi sono ragazzi in gamba che vengono, molti vengono dal Pescara, che è una società di alto livello, quindi sicuramente noi gli daremo una mano, però penso che siano ragazzi che sono già pronti per fare questa categoria. Ecco. Ti faccio una domanda tornando un po' al passato, in queste settimane di vacanza un po' a quel pallone che hai salvato con Lumezzane, ci hai ripensato? Certo, no, ci ho pensato tante volte che magari poteva andare male perché è stata una partita al Cardiopalma, però è andata bene, quindi quando ci ripenso comunque ripenso a una cosa positiva e quindi sono felice perché comunque rimanere nella Lega Pro per il Teramo è stato un grande successo. Ecco. Il Miglianico Golf Club, dopo aver ospitato pochi giorni fa il campionato nazionale Pulcini a livello individuale, è stato teatro del campionato nazionale Under 14 a squadre. Un'intera settimana di golf di altissimo livello federale. Il titolo tricolore a squadre Under 14 lo ha vinto il team del Parco di Roma, autore di uno straordinario secondo giro. Paolo Sinibaldi. Il titolo Under 14 lo hanno vinto loro, il Parco di Roma, composto da Filippo Reale al mio fianco, che è anche il capitano, Flavia Crastolla e Edoardo Caradonio. Hanno totalizzato il punteggio di 296 colpi, uno in meno rispetto alla Pinetina, che è arrivata al secondo posto e che aveva concluso al comando il primo giro, terza piazza per il circolo dell'Olgiata. Allora, Filippo Reale, insomma, colpo a colpo ce l'avete fatta di uno. Sì, colpo a colpo, il punto decisivo è stato quando Edoardo ha fatto due birdie alla 11 e alla 12 che ci ha veramente messo in gioco, che sono due buche difficili. Da là siamo riusciti a fare molti par, pochi bogey, alcuni birdie e siamo riusciti a tenere molto bene. Flavia Crastolla, piccolina, sì, piccolina ma molto grintosa, che impressione hai avuto di questi due giorni? Insomma, c'è stata qualche difficoltà particolare che avete dovuto superare? Ci speravate? Insomma, quali erano le vostre aspettative? Diciamo che si spera sempre, però non ci credevano tutti, anche perché avevamo un giocatore che ha ripreso da poco e io ringrazio soprattutto i miei compagni di squadra. E poi concludiamo con Edoardo Caradonio. Ci diceva il tuo capitano Filippo Reale che insomma ti sei inventato tu qualche colpo di classe per ribaltare la situazione a vostro favore, proprio così oppure è stato buono il capitano? No, è stato così, alla 11 e alla 12 ho messo due buoni birdie e li ho riusciti a imbucare e poi ho lasciato un po' alla fine perdendo un po' di colpi, però ho giocato piuttosto bene tutto il giorno e grazie agli altri risultati siamo riusciti a vincere. Impressioni sul campo? Il campo è tosto, però se si affronta nel giusto modo si può fare poco. E vorrei ringraziare il nostro team advisor che non è potuto venire, che è Filippo Del Piano del Parco di Roma e Alessandro Bandini che ci ha aiutato a praticare altre cose.
E con questo servizio si conclude anche la seconda edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo alle 23 l'edizione della notte. È tutto, buona serata.